Dopo aver superato la profonda crisi spirituale nota come la notte oscura dell'anima, non sei più la stessa persona che un tempo navigava il mondo con un familiare senso di sé. Sei stato smantellato, spezzato fino alla tua stessa essenza e lasciato con nient'altro che la cruda verità della tua esistenza. Questo viaggio ti spoglia di tutte le illusioni, difese e narrazioni a cui ti aggrappavi, lasciandoti nudo di fronte all'abisso del tuo essere. Ma ciò che segue questa discesa straziante non è un ritorno alla luce nel modo in cui potresti aspettarti. Invece, è un processo graduale e spesso doloroso di ricostruzione, dove ogni pezzo della tua anima infranta viene esaminato, compreso e riassemblato con cura deliberata. Questo è il viaggio attraverso le 8 fasi che inevitabilmente attraversi dopo aver affrontato la notte oscura dell'anima. Un viaggio che è tanto cruciale quanto la discesa stessa, poiché plasma la persona che stai diventando. Nella fase iniziale, dopo essere emerso dalla notte oscura, ti trovi di fronte ai resti del tuo vecchio sé. Arriva il momento dello specchio, non invitato e inevitabile, dove affronti il riflesso di qualcuno che non riconosci più. Gli occhi che ti fissano sono vuoti, ossessionati dai fantasmi del passato, eppure in essi brucia un barlume di determinazione. Questo è il punto in cui realizzi che non puoi permettere che le ombre della tua vita precedente continuino a perseguitare il tuo presente. Con un'ondata di nuova forza dichiari che basta e basta. È come se un incantesimo fosse stato rotto, liberandoti dalla presa del passato. Inizi a raccogliere i frammenti della tua anima, mettendo insieme le parti rotte con una risoluzione silenziosa. Non ti nasconderai più dal mondo in un esilio autoimposto. Invece, esci dall'oscurità, pronto ad affrontare il mondo di nuovo, anche se le cicatrici del tuo passato ancora persistono. Mentre emergi dalle ombre, entri nella fase della rinascita, dove le fiamme della trasformazione continuano a bruciare dentro di te. Questa non è una gentile resurrezione, ma un ardente supplizio dove la tua anima è infiammata dall'intensità del tuo tumulto interiore. Sei la fenice che risorge dalle ceneri, ma il processo è tutt'altro che sereno. Il calore delle tue emozioni irrisolte, dei desideri insoddisfatti e delle paure persistenti ti consuma, spingendoti a confrontarti con gli aspetti di te stesso che hai a lungo ignorato. Ti rendi conto che per continuare questo viaggio devi prendere decisioni risolutive. Ti spingi a impegnarti in pratiche che nutrono il tuo corpo e la tua anima, anche quando ogni fibra del tuo essere resiste. Ti costringi a lasciare andare vizi e abitudini che non ti servono più, anche se offrono un conforto temporaneo. Questa fase riguarda la disciplina, il forgiare un nuovo percorso attraverso le fiamme del tuo conflitto interno ed emergere più forte per questo. Eppure, mentre inizi a ricostruire, ti trovi rapidamente nella zona dell'insoddisfazione. Qui nulla sembra soddisfarti, e tutto ciò che un tempo ti procurava piacere ora sembra vuoto e privo di significato. Le relazioni che un tempo portavano gioia ora si sentono vuote, e gli inseguimenti che un tempo ti eccitavano ora sembrano banali. È come se stessi bevendo da un pozzo di acqua salata, dove ogni sorso ti lascia solo più assetato. In questo spazio di malcontento, sei costretto a confrontarti con la verità che la soddisfazione non può essere trovata in fonti esterne. Inizi a capire che la felicità e il contentamento non sono cose che puoi inseguire. Sono stati dell'essere che sorgono quando sposti il tuo focus dal cercare al dare. Questa realizzazione è profonda, poiché ti insegna che la vera soddisfazione non deriva da ciò che ricevi, ma da ciò che contribuisci a dare al mondo e a chi ti circonda. Mentre continui a navigare questa nuova realtà, vivi ciò che può essere descritto solo come un glitch nella Matrix. Le tue azioni e i tuoi pensieri iniziano a divergere nettamente da quelli del tuo sé precedente. Inizi a perdonare coloro che ti hanno fatto del male, non per obbligo, ma perché comprendi genuinamente il potere liberatorio del perdono. Inizi a dare senza aspettarti nulla in cambio, abbracciando il paradosso che nel lasciare andare il tuo attaccamento ai risultati, ottieni tutto. La tua coscienza si espande,
intrecciandosi con il tessuto della realtà in modi che non avresti mai immaginato possibile. Questa espansione della consapevolezza crea increspature nella tua vita, alterando il tuo destino in modi sia sottili che profondi. I cambiamenti che apporti dentro di te iniziano a manifestarsi nel mondo intorno a te, portandoti a chiederti se stai davvero rimodellando la tua realtà. Eppure, anche mentre inizi a vedere i frutti del tuo lavoro interiore, ti ritrovi a vivere una doppia vita. In superficie appari lo stesso per coloro che ti circondano. Passi attraverso le mosse della tua vita quotidiana, interagendo con famiglia, amici e colleghi in modi familiari. Ma sotto questa esteriorità sta avvenendo una trasformazione profonda. Stai risvegliandoti spiritualmente e le verità che ora vedi così chiaramente non sono facilmente condivise con coloro che non hanno percorso lo stesso cammino. Tieni il tuo risveglio segreto, non per paura, ma per desiderio di proteggere la delicata nuova crescita dentro di te. Comunque, quelli vicini a te percepiscono il cambiamento. Potrebbero non capirlo, ma notano che non sei più la persona che causava tumulto e discordia. Invece, sei diventato una fonte di calma e risoluzione, e questo cambiamento non passa inosservato. Inevitabilmente, la tua trasformazione non può rimanere nascosta per sempre, e mentre ti immergi pienamente nel tuo nuovo sé, entri nella stagione del frutto danneggiato. Qui i cambiamenti dentro di te suscitano l'invidia e il risentimento di coloro che non hanno ancora intrapreso i loro viaggi di trasformazione. Le persone che una volta consideravi amici ora si allontanano, incapaci di conciliare il nuovo te con il vecchio. Ti vedono come frutto danneggiato, qualcosa che non si adatta più alle scatole che avevano creato per te. Questo rifiuto è doloroso, poiché proviene da persone che un tempo tenevi care. Ma serve anche come potente promemoria che non tutti ti accompagneranno nel tuo viaggio. Alcuni si allontaneranno, lasciandoti a sentirti isolato e solo. A ogni buon conto, in questa solitudine trovi forza, poiché è nell'assenza di validazione esterna che inizi a conoscere e apprezzare davvero te stesso. Mentre vieni a patti con questa solitudine, entri nel periodo dell'ukulele. Un momento in cui il mondo intorno a te inizia ad aprirsi in modi inaspettati. È come arrivare in un campo estivo dove non conosci nessuno. Inizialmente ti senti a disagio e fuori posto, ma lentamente, mentre lasci andare il tuo bisogno di approvazione esterna, inizi a connetterti con gli altri a un livello più profondo. Le persone che attiri nella tua vita durante questo periodo non sono quelle che avresti scelto in passato, ma risuonano con la persona che stai diventando. Queste connessioni non sono superficiali. Sono intense e significative, spesso portando a amicizie e relazioni che sono profondamente di sostegno al tuo nuovo percorso. In questa fase trovi un senso di appartenenza che non si basa sull'adattarsi, ma sull'essere veramente visto e compreso per chi sei. Infine, mentre ti stabilisci in questo nuovo modo di essere, ti ritrovi a entrare in quello che può essere descritto solo come la Twilight Zone. La tua vita diventa piena di sincronicità, segni e momenti di serendipità che sfidano la spiegazione logica. Tutto sembra accadere a un ritmo accelerato e spesso ti senti come se fossi sul bordo di un precipizio, incerto di cosa porterà il prossimo momento. Questo può essere sia esaltante che terrificante, poiché i confini tra sogni e realtà iniziano a sfocare. Le cose che una volta pensavi fossero impossibili, ora sembrano a portata di mano, ma con questo nuovo potere viene una responsabilità di scegliere saggiamente dove concentrare la tua attenzione, dal momento che in questa fase il potere della manifestazione è forte e ciò che sogni può rapidamente diventare la tua realtà, sia per il meglio che per il peggio. Dopo aver attraversato queste 8 fasi, ti ritrovi in un luogo di maggiore chiarezza e comprensione. Non sei più la persona che eri una volta e il viaggio che hai intrapreso ti ha cambiato in modo fondamentale. Ma con questo cambiamento viene la necessità di attualizzare il tuo valore nel mondo, di prendere le lezioni che hai imparato e applicarle in tutte le aree della tua vita. Ti rendi conto che il tuo valore non è determinato da misure esterne,
ma dalla ricchezza delle tue esperienze e dalla profondità della tua comprensione. La notte oscura dell'anima non era una fine, ma un inizio, un crogiuolo che ti ha forgiato in qualcosa di più resiliente, più compassionevole e più sintonizzato con i misteri della vita. Mentre vai avanti, porti con te la conoscenza che hai affrontato il buio e ne sei emerso più forte, pronto ad affrontare qualsiasi cosa arrivi dopo con un cuore aperto e uno spirito impavido. Spero che ti sia piaciuto guardare questo video e se sei ancora con me, ti invito a lasciare un commento riflessivo su ciò che hai imparato o su ciò che vorresti aggiungere. A lasciare un like di apprezzamento se l'argomento è stato di tuo gradimento e infine, se ancora sei titubante e non lo hai già fatto, ad iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Grazie con tutto il cuore e come sempre ti auguro una bellissima giornata e vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno, né il primo né l'ultimo, l'unico. A presto!